Ciao a tutti, io sono Elena e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi continuiamo la Get to Know con i miei attori preferiti, perché mi sembrava più opportuno portarvi questo video adesso, dato che ho portato settimana scorsa i miei film preferiti e le mie serie TV preferite. Sono pochi gli attori che hanno il privilegio di rientrare in questa lista dei miei attori preferiti, sono solo sei. Infatti solo due sono entrati ultimamente in questa lista, gli altri sono di vecchia data, tra virgolette. Ma partiamo proprio da questi due che sono appena entrati e sto parlando di Al Pacino e Robert De Niro. Ho visto parecchi film ultimamente di questi due attori, nonostante alcuni dei loro film non mi siano piaciuti, ma questo è un altro discorso. Però diciamo che la loro recitazione mi piace sempre un sacco, mi piace un sacco, e nonostante alcuni film non mi siano piaciuti. Naturalmente non si parla di film diretti da Martin Scorsese perché sono soliti recitare il film di Martin Scorsese, ma di altri che appunto ripeto non so che citare perché è un altro discorso. Però mi piace un sacco, in particolare Al Pacino, come sapete mi sto innamorando di lui, in particolare da giovane, ma questo vabbè. Anche questo è un altro discorso, ma mi piacciono un sacco, mi piacciono veramente tanto. Comunque sono i due nuovi arrivati e non lo so se mai verranno sostituiti o debellati da questa lista. Al momento non credo. Sto recuperando tantissimi dei loro film, in particolare, ripeto, di Al Pacino, però ho intenzione di recuperare altro anche di Robert De Niro. E non è mai troppo tardi, quindi io al momento rientro nella mia lista di attori preferiti. E niente, continuiamo con ovviamente Leonardo DiCaprio. Sapete che Leonardo DiCaprio è uno dei miei attori preferiti da sempre. Leonardo DiCaprio mi ha accompagnato veramente per tutta l'adolescenza, perché appunto il primo film che io abbia mai visto di DiCaprio, di mia spontanea volontà, che di cui ricordo, è stato sempre Titanic all'età di forse 11 anni, 11 anni credo, 10-11 anni, quindi sono più di 10 anni, cioè sono 10 anni che io guardo film di Leonardo DiCaprio e mi ha accompagnato veramente per tutta la mia vita praticamente. Negli ultimi 10 anni non c'è un giorno in cui non c'è DiCaprio, insomma, ed è tanto, cioè pensando che ho iniziato a guardare i film di DiCaprio all'elementare, in quinta elementare, e ora sono all'università, cioè praticamente tutta la mia adolescenza e post-adolescenza l'ho passata con DiCaprio, così come con Johnny Depp. Johnny Depp ancora di più di Leonardo DiCaprio perché guardo i suoi video da ben prima di DiCaprio. Non ricordo precisamente quanti anni avessi quando ho visto il primo film di Johnny Depp, però ricordo che ero molto piccola, forse avevo 7-8 anni, ed ero incollata alla televisione a guardare Edward Mani di Forbici, e quindi mi ha accompagnato veramente per tutta la vita, tutta la vita, e quindi non ricordo prima cosa facessi, non mi ricordo veramente, perché io non mi ricordo niente, però ricordo quando non guardavo i film di DiCaprio, per esempio, cioè mi ricordo, però i film che io guardavo prima di Johnny Depp, film, cartoni animati in realtà, non mi ricordo. Se vogliamo dirla tutta, mi ricordo vagamente il giorno in cui ho visto la prima volta Edward Mani di Forbici, ma lo ricordo vagamente, quindi ero molto piccola e quindi Johnny Depp ci sono ancora più affezionata rispetto a DiCaprio. Ovviamente ora possiamo considerarli i miei due attori preferiti in assoluto, che mi hanno accompagnato per tutta la vita, però Johnny Depp ancora di più di DiCaprio. Un po' meno per Brad Pitt, che è l'ultimo attore che vi citerò oggi, che in realtà è il primo film che vidi di
Brad Pitt è stato Troy. Nonostante sia uscito, credo, nel 2004, Troy, io avevo 6 anni, io non mi interessavo a 6 anni di guardare Troy, però ce l'aveva fatto vedere la professoressa alle medie. Quindi sono circa 10 anni che Brad Pitt fa parte della mia vita, nonostante sia stato un po' più a intervalli, mentre Leonardo DiCaprio e Johnny Depp sono stati più continui. Brad Pitt è stato un po' irregolare nella mia vita. Mi ricordo che quando ho visto Troy la prima volta mi sono innamorata di Brad Pitt, però poi mi è passata questa cosa, quindi era una cosa un po' passeggera, e poi a un certo punto, credo in terza o in quarta superiore, mi è tornato in mente che dovevo recuperare il film di Brad Pitt e ne avevo visti 2 o 3, poi non li ho visti più, sì 3 mi sa, e poi non sparito perché mi è passata sta cosa un'altra volta e adesso mi è tornata e adesso credo sia definitivo. Brad Pitt è uno dei miei attori preferiti perché adesso ho recuperato veramente tutti i film validi di Brad Pitt, no? Che quelli, e ora credo sia tornata questa cosa perché ho recuperato tutti i film più importanti, diciamo, di Brad Pitt, e mi sono innamorata persa, questa volta è definitivo, giuro è definitivo. Infatti devo recuperare anche alcuni altri film che sono su Netflix perché ho visto tutti i film di Brad Pitt che sono su Amazon Prime, tutti li ho visti su Amazon Prime. Ora mi manca Netflix, ne ho visto solo uno su Netflix e devo assolutamente recuperare. Lo stesso discorso vale anche per Al Pacino e Robert De Niro, perché devo recuperare tantissimo di loro, nonostante io abbia visto alcuni film importanti, no? Tipo Il Padrino, devo comunque recuperare tantissimo altro, sia di Al Pacino che di Robert De Niro, perché ora che fanno parte della mia lista dei miei attori preferiti, devo assolutamente recuperare anche altro. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri attori preferiti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!